Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quello che andremo a vedere oggi è qualcosa di veramente miracoloso dal punto di vista tecnologico. Sì, perché da qualche giorno è disponibile sull'App Store per i dispositivi con A17 Pro, quindi gli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, come in questo caso, la possibilità di scaricare Resident Evil 4 Remake, un gioco arrivato veramente da pochi mesi su console e su PC e che adesso è possibile scaricare ed utilizzare su un dispositivo come questo, cioè uno smartphone. È qualcosa dal punto di vista tecnologico incredibile, perché non è la solita conversione per smartphone che viene fatta con tantissimi giochi, che però non c'entra assolutamente nulla con quello che è il videogioco nato per console o per PC, rimane il nome, ma dal punto di vista del gameplay non c'entra assolutamente nulla con quello che appunto vediamo sulle console, su quello che è il gioco originale. Mentre in questo caso no, abbiamo proprio il gioco, quello che viene scaricato su console o su PC, che è possibile scaricare in uno smartphone e utilizzarlo con lo stesso gameplay, e questo che è veramente allucinante, con una grafica davvero davvero sbalorditiva. E tutto questo fatto con una tecnologia veramente veramente ridotta dal punto di vista delle dimensioni, che è quella che abbiamo all'interno di uno smartphone. Ed è qua che il processore A17 Pro Pro, disponibile negli iPhone 15 Pro e Pro Max, dà il meglio di sé, fa vedere quanta potenza ha disponibile. Sì, perché con la sua GPU 6 core è in grado di riprodurre un gioco pesantissimo come Resident Evil 4 Remake. Infatti le dimensioni del download del gioco sono veramente importanti, non siamo abituati a scaricare giochi così grossi per uno smartphone. Infatti le dimensioni sono di oltre 11 giga di dimensioni, e se pensate che poi una volta installato addirittura andiamo ad occupare 17 giga, cioè veramente qualcosa di pazzesco per quanto riguarda le dimensioni di un gioco per smartphone. Ma tutto questo per avere un risultato incredibile nel gameplay. Ovviamente la cosa principale è utilizzare un controller, in questo caso userò quello dell'Xbox, però è possibile associare qualsiasi controller Bluetooth, quindi anche quello di una PS5, di una PS4 o un controller generico, perché altrimenti è impossibile giocare a un gioco di questo tipo con i tasti virtuali che abbiamo sullo schermo. La soluzione che riesce a ricreare una 1560x720, che utilizzata all'interno del display del telefono è qualcosa veramente di fantastico, mentre collegato ad un monitor, come vedremo adesso, quindi vedremo anche come si vede all'interno di un monitor, rimane comunque qualcosa di fantastico, perché parliamo sempre di uno smartphone che trasmette tramite la sua presa Type-C all'interno di un monitor, ed è possibile giocare ad un gioco che avremmo utilizzato con una console. Ovviamente non raggiungiamo il livello della console, ma è qualcosa di incredibile quello che riusciamo a fare con un dispositivo di queste dimensioni, con l'hardware che c'è all'interno di un dispositivo di queste dimensioni. Che ci permette di fare tutto questo è questo processore con le varie tecnologie Apple, ed ovviamente poi la collaborazione con Capcom, che ha permesso tutto questo. Ma a questo punto direi di non perdere altro tempo, andiamo a collegare il mio iPhone 15 Pro Max al monitor e vediamo il risultato. Preparatevi a qualcosa di incredibile e valutate sempre che tutto questo lo state vedendo e sta accadendo da uno smartphone. Ok ragazzi, stiamo entrando in Resident Evil 4 Remake. Clicchiamo A per fare inizia. Andiamo a storia principale, facciamo nuova partita, così vi faccio vedere quello che sono le schermate di intro, che sono veramente incredibili se pensiamo che tutto sta arrivando da lui. Quello che vedrete in questo video sono, diciamo, le tre schermate, cioè lui che state vedendo, il display che state vedendo, e vedete che diciamo lo spazio occupato dalla schermata di gioco non va ad occupare tutto il monitor, perché ovviamente andremo a perdere di risoluzione, perché come abbiamo detto è un 1760x720 la risoluzione, quindi non avrebbe senso andare a occupare tutto lo schermo per perdere di qualità, però secondo me abbiamo comunque un risultato incredibile all'interno di questo monitor, cioè stiamo giocando ad un gioco da console, o meglio un gioco per console da lui, ed è qualcosa di veramente incredibile. Quindi vedremo lui e la registrazione direttamente dello schermo, quello che realmente vedreste utilizzando il telefono e giocando direttamente da lui, che ovviamente è quello che è, diciamo, il risultato massimo per quanto riguarda la risoluzione, perché
perché lo schermo ovviamente del telefono ha dimensioni molto più ridotte rispetto a quello che è un monitor. Anche solo per un secondo. Allora, facciamo il salto filmato e entriamo subito nel gioco. Cioè, guardate, siamo già all'interno del gioco. Guardate che spettacolo, eh? Veramente, secondo me, incredibile. Anche la fluidità, secondo me, è qualcosa di pazzesco, perché comunque abbiamo circa 30 fps costanti che ogni tanto vanno a calare in certe situazioni, che però potrebbero anche essere risolti con qualche aggiornamento, perché comunque questa è la versione appena rilasciata. Poi sicuramente Capcom rilascerà aggiornamenti che andranno a migliorare quello che è alcuni bug che sicuramente ci saranno, perché questo ovviamente è una tecnologia tutta nuova anche per Capcom, cioè la casa che produce Resident Evil e tantissimi altri giochi. Andare a riprodurre un gioco da console all'interno di uno smartphone sfruttando le tecnologie e l'hardware dei dispositivi Apple. Guardate che spettacolo di grafica. Anche qua comunque che grande, adesso io non so se dalla telecamera riuscite a vedere la qualità, che rimane comunque ottima, però vi sto facendo vedere anche la registrazione dello schermo appunto per questo motivo, per farvi vedere quanto la qualità è alta. E sicuramente chi ha giocato questo gioco starà già vedendo che è identico a quello che ha giocato su console o su PC. Quindi veramente allucinante se pensiamo che tutto sta arrivando da lui, senza scheda video dedicata, con un processore sì potente, ma di che dimensioni rispetto a un processore per PC o per console, e anche quello che è il raffreddamento. Comunque ho notato che con questo gioco non scalda neanche tantissimo. Ovviamente quello che soffre di più è la batteria del telefono, a meno che lo mettiate a caricare tramite appunto il MagSafe, e quindi tramite la ricarica magnetica, che però comunque va a scaldare perché la ricarica magnetica scalda, quindi la batteria potrebbe essere il suo limite, perché ho notato che dal punto di vista proprio del surriscaldamento pensavo molto molto peggio, invece no, scalda direi il giusto, seppure diciamo stia spremendo il processore in maniera pazzesca, perché qua il processore proprio deve fare vedere non i muscoli di più, e qua li sta facendo vedere alla grande. Cioè, guardate che spettacolo. Ovviamente su queste dimensioni andiamo a perdere un po' di risoluzione, ma qua dentro no, qua c'è tanta tanta roba. Io di queste cose rimango veramente senza parole, ma non perché sia Apple o non Apple, proprio per quanto la tecnologia a volte ci lascia senza parole. Se pensiamo alle dimensioni di una console, di una PS5, di un Xbox, l'hardware che c'è all'interno, e poi abbiamo qualcosa di questo tipo che esce da un telefono, cioè veramente qualcosa di fantastico, qualcosa di fuori di testa, eh? Vi ricordo che questo gioco, come il precedente, lo potete scaricare liberamente, nel senso che anche Resident Evil Village lo potete scaricare e provare. Ovviamente a un certo punto vi fermerà perché non l'avete comprato, quindi avete solo determinate schermate di gioco disponibili. Dopodiché, se lo acquistate, potete continuare, altrimenti ve lo provate solo con le schermate che avete a disposizione. Lui costa 29 euro, rispetto alla versione per console che è uscita a 69 euro, adesso costa circa 39 euro. Lui costa 29 euro per dispositivi come quello che è un iPhone, o quelli che sono gli iPad, o quelli che sono i Mac con processore M1, o meglio da M1 in su. Quello che è però il risultato dal punto di vista ottenuto da Capcom e Apple è qualcosa, secondo me, di sbalorditivo, ed è questo che va valutato. Cioè veramente è qualcosa che lascia, secondo me, senza parole chi ama la tecnologia come la amo io. Cioè veramente che adoro questo evolversi in maniera così incredibile, allo stesso tempo andare a rimpicciolirsi in maniera così incredibile, cioè veramente allucinante, soprattutto se pensiamo a dove si potrà arrivare, se siamo solo all'inizio di una tecnologia di questo tipo, dove diciamo sfruttiamo un hardware microscopico e soprattutto utilizziamo tecnologie e software che ci permettono di arrivare a questo. Ok, qua siamo alla parte della tenda dove chi ha giocato il gioco lo sa che troviamo un bellissimo cadavere di un poliziotto. Dopodiché, uscendo, troviamo già il primo zombie da uccidere.
saltiamo il filmato, così arriviamo già alla schermata in cui possiamo uscire. Fuggi dalla casa, quindi ce ne dobbiamo andare. E a questo punto usciamo dalla tenda, ma c'è la sorpresa. Infatti ci dice di mirare e sparare. Dove sei? Che adesso arrivi. Eccolo che sta arrivando. Aiuto, no, una coltellata. Dove sei finito? No, una coltellata. Ok. A questo punto io gli sparerei anche nel dubbio. Ok, a questo punto però direi di interrompere il gioco. Vedete che anche il menu di gioco è identico a quello che troviamo all'interno della console o nella versione anche per PC. Nelle opzioni abbiamo un sacco di regolazioni che possiamo andare a regolare, come appunto facciamo quando lo utilizziamo nelle console o su PC, e questo è veramente pazzesco. Cioè abbiamo veramente un qualcosa di incredibile. Quindi ragazzi, spero che anche voi siate sconvolti come me di questo, diciamo, risultato che si è arrivati ad ottenere attraverso uno smartphone, qualcosa che a me ha lasciato senza parole quando l'ho provato. Già Resident Evil Village mi aveva lasciato senza parole, infatti l'avevo già portato qua sul canale quando era uscito circa un mese e mezzo fa, adesso non ricordo, però quello era già un gioco un pochino più datato anche per console, ma questo è un gioco che è uscito pochi mesi fa per console e per PC, quindi un gioco che richiede molte caratteristiche hardware, che richiede molte performance all'hardware che lo va a far girare, e qua lo riusciamo a far girare attraverso uno smartphone. Ovviamente siamo solo all'inizio, come vi ho detto, di questo nuovo mondo, di questo nuovo modo di vedere i giochi attraverso uno smartphone, che ci permetterà però di utilizzare giochi da console all'interno di uno smartphone, ovviamente utilizzando però, come vi ho detto, un controller, perché con, diciamo, i controlli virtuali creati sul display, i giochi da console diventano veramente improponibili da utilizzare. Però tutto questo è sicuramente una tecnologia da ammirare per il risultato che si è arrivati ad ottenere dal punto di vista delle performance. Io continuo a dirlo, per me è un miracolo tecnologico. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questa mia prova di questo gioco Resident Evil 4 Remake utilizzandolo da uno smartphone, cioè un iPhone 15 Pro Max, ma girava ovviamente anche su un iPhone 15 Pro perché ha lo stesso processore A17 Pro, vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivete al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Io continuo a giocare e ci vediamo al prossimo video, ciao!